Non vi ho detto una cosa giusta, cioè potevi entrare nella storia, no? Dopo 35 anni e invece per 30 secondi non ci. Pensa quanto ho rivisto nella mia testa l'episodio. Solitamente quelli che mandi a scaldare inizialmente sono quelli che nella tua testa potrebbero far parte della partita. Dei tre che ho mandato a riscaldare è entrato solo il primo. Perché Mazzotta ha avuto problemi, magari metti uno davanti come Pettinari che è bravo nel tenere palla e non. Oppure lo metti là in area di rigore, è alto, è scaltro, però ormai dobbiamo guardare avanti. Quindi sarà una gara difficile. Sono una buonissima squadra, hanno idee, allenato da un bravo allenatore, che ha avuto il merito, come dicevo anche prima, di tenere botta nel girone d'andata, perché hanno fatto 22 punti nel girone d'andata. Cosa che magari con una squadra giovane, con l'impatto con la Serie B non era forse preventivabile, Sì, ma no, sotto l'aspetto, guarda, della gara anche a Padova, secondo me, io non c'ho niente da recriminare. È normale che non possiamo andare mosci, perché inizialmente partiranno forte. Hanno dei giocatori che ti possono far male davanti, che se hanno campo ti possono far male perché hanno giocatori di gamba. In questo momento c'è Piccolo che gli sta facendo la differenza. Hanno, insomma, una buona organizzazione di gioco, quindi dobbiamo prepararla bene, bene. Abbiamo fatto, perché io mi ricordo, se voglio andiamo indietro, incontriamo il Lanciano, ma vi ricordate i tre rigori del Crotone contro il Lanciano? Il fallo di Mano Netto, che era molto molto più evidente con l'arbitro là rispetto a quello di Etema e di Sabato. Cioè, di queste, se ne vogliamo, ce ne possiamo di tante, però purtroppo siamo alla fine, speriamo di raggiungere l'obiettivo.